Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy, versione giapponese, perché oggi è uscito il nuovo capitolo, ovvero l'arco 3. Cioè dell'arco 3, capitolo 3, parte 1. E sono uscite ovviamente le pull collegate al nuovo capitolo, che includono l'arma Burst di Eldnarsh e l'arma LD di Noel. Mentre invece nella seconda parte avremo il nuovo personaggio di Hiroha, che sarà aggiunto all'interno del gioco con tutto ovviamente il suo Ambaradan, quindi arma X Plus, LD e via dicendo. Oggi ci ritroviamo qui perché andremo a fare le multi-summon gratuite dei due banner e poi ovviamente tenterò in un qualche modo di ottenere l'arma LD di Noel. Arma LD di Noel che comunque gli permette di diventare un simile Aranea, anche se in realtà Aranea come potere offensivo, probabilmente anche come potere di break in generale, è più forte. Però Noel comunque con le sue passive e con le sue meccaniche risulta essere abbastanza interessante. Guadagna un follow up, tra l'altro, che lo rende molto interessante, perché con la sua meccanica di break, quando il suo buff è attivo tramite attacco breveri, guadagna praticamente la free skill. E avendo il follow up, praticamente non si va più a sprecare l'attacco breveri, perché il follow up farà lo stesso l'attacco HP. Quindi diciamo che si ha una sorta di funzionalità completa adesso anche per quanto riguarda la meccanica di Noel. Inoltre tutti i personaggi sinergici del capitolo prendono la Batch Awakening di livello 80, ormai siamo quasi agli sgoccioli, tutti con i livelli 80, LD, BT, ormai all'anno nuovo, soprattutto per l'anniversario, ci sarà sicuramente tanta roba nuova da dover commentare e sicuramente da dover vedere. Ma intanto prendiamoci le ricompense che ci vengono fornite dal gioco, che queste sono tutte le ricompense per i personaggi che hanno praticamente le mastery su Diablos, perché vi ricordo che fino al 13 di novembre sarà possibile avere i personaggi del capitolo sinergici anche per quanto riguarda il farming della Divine Summon di Diablos, e poi ovviamente fare le mastery a Diablos con più personaggi possibili fino a ottenere ovviamente il riconoscimento di 2400 gemme totali. Andiamo nel nostro menu di evocazione, dove abbiamo il free ticket che ho conservato ieri sera, ovviamente non pullandolo da nessuna parte, anche perché negli altri banner avevo già praticamente tutto quello che mi serviva, mentre invece adesso abbiamo i nuovi banner con arma LD ed arma Burst di Eldnarsh, arma EX di Eldnarsh, Irvine e Seed come primo banner, e il secondo invece Burst di Eldnarsh, LD di Noel e poi Lise, Noel e Kaizit come sinergici di banner. Allora, io direi di cominciare da questo. Anzi, cominciamo da questo, che è quello che in realtà... Anzi, facciamo così. Tiriamo il free ticket già qui, per vedere, per riscaldare un attimo l'ambiente. Bene. Una bella arma argentata. Dopodiché, facciamo la multi su questo banner. Io la LD di Eldnarsh in realtà già ce l'ho. Teoricamente mi interesserebbe solo la Burst. A me Eldnarsh fondamentalmente piace come personaggio, ha una meccanica molto particolare, addirittura ha ricevuto rework e aggiustamento della sua LD board, quindi non so se effettivamente dovrò rifargliela come è successo ai tempi per Jack, Lightning, quando hanno resettato. Però andiamo a vedere cosa otteniamo. Ok, qui alla fine mi va benissimo qualsiasi tipo di orb, perché non cerco nulla oltre la BT. Quindi mi interesserebbe molto di più nell'altro banner magari ottenere anche solo la LD di Noel, sinceramente parlando. Buon cambio in realtà.
con 15. No, con 2,35 di seed, che tra l'altro non ho neanche mai maxato totalmente, quindi diciamo che con la scusa magari ci scappa anche di portare su seed. Qui abbiamo anche la BT da poter trovare. Ok, orb dorata mi piace. La LD di Noel dalla free sarebbe un sinonimo di skip veramente grosso per me. Perché mi permetterebbe di risparmiare veramente tante risorse. Sto accumulando nella miglior maniera possibile. Ho scaricato le armi, quindi connecting non ce n'era. Sì, grande. LD dalla free, ottimo. Va bene. Va benissimo. Va assolutamente benissimo. Non ho intenzione a sto punto di spendere altro perché non mi conviene fondamentalmente. Cioè, ho 800 e passa ticket, ma tentare la BT su questo banner in realtà anche no. I token non ce li ho, quindi purtroppo non posso fare altro perché i token purtroppo non ce li ho al massimo. A quest'ora avrei potuto anche pensare di investire i token per Eldenarsh, però va bene così. Sono contentissimo, mi è andata strabene. Tra l'altro adesso ho anche la scusa per fare Noel Viola, visto che comunque ha anche una bella sfera. Quindi sì, direi abbastanza soddisfatto. Ok, detto questo, io vi aspetto in live su Twitch, ovviamente per fare il capitolo, la Lufenia, le challenge e tutto quello che possiamo fare. Vi ringrazio per aver visto il video, spero che anche voi possiate avere fortuna e trovare ovviamente quello che cercate. E detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.